Ciao Lucia! Ciao Johnny! Come Ciao va? tesoro, ciao ciao! Molto bene, va! Stavo inquadrando questa sera che abbiamo organizzato questa bellissima festa qui a casa tua. E tu sei arrivato tardi! Sì, sono arrivato tardi. Stavo guardando questa tua pubblicità, Lucia Sole, la fattina dell'amore. Sì, l'ho messa qua questa sera. Ma qui dov'eri qui con questo bel vestito bianco? Ma guarda, qua sono tutti i posti che io ho frequentato. Dove? Tutte discoteche, localini notturni. Sì, cosa facevi, vedi, Lucia? Vedi qua... Vedi qua il Mascò? Sì, al Mascò di Rovigo, sì. Di Rovigo. Cosa facevi? E poi dopo il Mascò hanno aperto lì. Sì? Dove hanno aperto lì? Ma so che sei stata... 16, sì, 16 dopo hanno aperto. So che sei stata anche a Milano, hai lavorato anche con Corona. Sì, ho fatto le veline prima. Le veline. Poi le velone. E poi dopo ho fatto quella cosina con Corona, scherzi a parte. Ho capito. A proposito, scusa, visto che tu sei una famosissima cartomante, dimmi di Corona e Belen se tornano insieme. Ui, ma ci guardiamo subito. No, così anche per il pubblico. Se... Va bene. Vediamo se ci azzecchi. Va bene, Belen, va bene. Belen, se si rimette con... E Corona. Se si rimette con Corona. Molto bene. Allora, indossiamo qua i mille richiami dell'amuletto. Sì. Dell'amuletto. E allora, cerca di filmarmi così. Sì, va bene, vai, sei in diretta. Coraggio. Sei in diretta. Sei anche bravo. Allora, ferma le carte quando stop. Vuoi tu, già visto che la curiosità è anche tua. Stop. Bene, ma no, vai tranquilla. È caduto qua il cartellone. Bene. È caduto il nostro cartellone. Madonna. Questa è la diretta, Va bene. È il bello della diretta. Allora, va bene. Allora, guardiamo un pochino. Belen e Corona se tornano insieme. Se tornano insieme, dai. La famosissima Belen. Ostia, va bene. Guardiamo subito. Sì. Allora, caro Johnny, qua c'è un po' di diffidenza. Vediamo se la diffidenza è da parte di lui o da parte di lei. Sì. E lei, e le carte sono dritte, eh? Sì. È sempre una bella donna a letto. Ho capito. Uilla. Ascolta. Praticano soldi questa gente. Sì. Qua c'è di mezzo il denaro è alto. Sì. La vita è dritta, guarda come se la giocano bene. Però dritta, ma a un certo punto c'è l'ostacolo che è arrivato qua proprio d'improvviso, sai. E Corona, essendo un ragazzo molto triste, però ha un cuore bello. Sì. Ha un cuore bello, alto. Ha un cuore tormentato, ma questo tormento sta passando. Sì. Sta passando. Questa è un'altra donna. Sì. Questa è un'altra donna, non è la Belen. Perciò qua io vedo che in questo frattempo ha frequentato un'altra donna. Sì. Questa Belen, vediamo a che punto va. Questa è Corona. E se la cava bene ancora a letto, eh? Ah. Poi là, se la cava ancora molto bene a letto, se dovesse capitare. Lui non sta con questa... che starà praticando adesso, oppure la storia sarà già finita. Ritorna davvero con Belen. Torna con Belen. Porco Giuda. Ma allora lo dici oggi in esclusiva? Ritorno con Belen. Sicura, 100%. Cos'è oggi, il 15 luglio 2018? No, 15 luglio proprio no. Mm. Perché questa sera è il 15 luglio. Però io... No, dico oggi buone che giorno... speranze per questo... Oggi che giorno è? Oggi 15 luglio. 2018. Ma guarda... Che le belle, carte cosa dicono belle, su Belen? Su Belen. Che belle carte su Belen, che ha. Su Belen. Niente, questo letto è stato impressionante. La Belen, vogliamo sapere di Belen. Di Belen, è stata una bella donna a letto. E adesso com'è? E adesso è ancora tale quale. Sì. Sì, non è mica vecchia ancora questa donna qua. Allora, tesoro, il cuore di lui, nonostante che c'è un passato con un'altra ragazza qua, anche più giovane della Belen, mi sembra, perché io, guarda, non lo seguo mica tanto quest'uomo. Sì. Chi è questo? Ti dico che questo... Corona. Corona torna con la Belen. Torna con la Belen? E hanno ancora fortuna insieme. Allora, oggi 15 luglio 2018, torna tu anticipi che... La lui Belen. Torna con la Belen, hanno bella fortuna insieme e anche si amano ancora. Allora io vi saluto da Lucia Sole, che siamo nella molto, sua... Molto molto bello, guarda che io ci ho lavorato con Corona. Cosa hai fatto? Ho fatto quel... scherzi a parte con lui. Sì, sì, ma è certo che lui si è dimenticato di me. Certo. Volevo andarlo a trovare in prigione. Certo. Ma ho detto vado oggi, vado domani e ancora non ci sono andata. Per dirle, guarda, che tu non muori sempre dentro, lì in carcere.
Vieni fuori. Dal collegio, viene fuori dal collegio. Ma viene fuori dal collegio, dalla carcere. Certo. Io non lo vedevo, io volevo andarlo a incoraggiare, sì, e dirle che insomma, viene fuori. Ma è già fuori, ma viene fuori. Certo, certo. No, no, non rimane mica tanto questo in prigione. Certo. Tanto quanto è, 5-6 anni che è in prigione. E dimmi qualcosa di Belen. Belen, lui la cercherà. E lei accetta? Ma dai. Davvero? È un'esclusiva questa. Lei accetterà ancora, guarda che cosa che e si amano ancora. Va bene, io ti saluto perché i tempi della diretta sono... Va bene, va bene. Chi va volesse bene telefonarti, fare un giro di carte, cosa ma fa? Ma io sono sempre pronta. Per telefono, gliela fai, questo è il tuo numero? Sempre, mostrami sempre il tuo numero, qual è questo? Vedi, dov'è? È quello qua, è scritto bello in grande. Ah, questo è il tuo numero? Sì, 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 sì. Facciamo uno chiama, rispondi te. Ma certo, e dopo ci mettiamo d'accordo noi. Sì, perfetto. Ciao. Non è questione di soldi. Ciao, sai, Lucia. È questione di fiducia. Di fiducia. Ciao, tesoro. Ciao, Lucia. Ciao, 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 ciao. Belle, ciao, belle queste carte. Perché anche so che comunque tu accetti solo donazioni. Ma sì. Non vuoi soldi. Ma tu, che, ma no. Solo un'offerta al limite. Ma a me mi è interessato di essere questa grande fatina dell'amore che... Per l'amore ci vedo tanto, tanto, tanto. Okay. Vedo se l'amore va oppure se l'amore ha un po' di crisi, sai. Come cartomante. Tu fai, sì, solo l'amore, non fai, sì, cose brutte. L'amore, io faccio cose cosine belle. Così. Tu risolvi solo l'amore. L'amore, fortuna. E fortuna e denaro. Anche un po' di sesso, non è che... Dimmi, dimmi, Lucia, sì. Non è che escluda quello. Si può dire anche sì, se nascono figli, maschio, femmine. Ma certo, sì, oh, madonna, per carità. Ci proviamo. O magari anche se una signora, suo marito, gli fa le corna. Delicatamente ci guardiamo. Tu sai la verità. Delicatamente. O se la moglie fa le corna al marito. Perciò delicatamente. Tu indovini sempre. Indovino. Se uno è cornuto. Ma però, sempre per poterla digerire la cosa. Ah, per poterla digerire. Poterla digerire, per carità, che non voglio rompere. Certo, matrimonio. Non voglio rompere catene. Sì. Insomma, è una cosa bella. È una cosa per un bel passatempo, è una cosa che è sempre piaciuta e sempre piacerà. Incontrare me, incontrare questa grande voglia che ho di cose belle. Ciao tesoro. Ciao, ciao Lucia, ciao. Ciao, grazie. Tutti. Ciao. Ciao a tutti. Dalle il mio numero, sì. Vedi? 347 19 18 594. Lucia Sole, fatina Lucia dell'amore, Sole, cartomante dell'amore e cubista. Vabbè, ho ballato tanto con quel ragazzo negro. E cubista, mi ha portato cubista alle stelle, mi ha portato alle stelle, mi voleva bene. Ciao, 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 ciao Lucia, ciao, alla prossima, ciao, 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 ciao.